Poi aspettine da carezzine, ta? Era brava, eh? Bella, frate, le 10 meno 10, frate. Come visto, mi sono allenato e c'è il sole. Sto aspettando una risposta dalla signora della barca. Quindi aspetto la signora che arriva. Sì, arriva, perché dipende dal tempo, mi ha detto. E li accompagno a fare compere col camper. Ho provato ad accenderlo stamattina, frate. Si accende, frate, ok. E mi sa ho risorto. Certo, avere la fontanella a disposizione gratis è un lusso, frate. Incluso la doccia, ovviamente. Del sistema e cagnino scopririne, morte sensi. Hai fatto la buchina, tese, eh? Hai fatto la buchina di morte sensi, boss e tese. Ma che belle tese, belle tese. Zorne, frate, col tempo cambia. C'è sta nuvolozza qua, gigante, che sta arrivando. E significa che la signora della barca non esce, ok? Perché loro, se non fa bel tempo, ovviamente non si spostano dalla barca. E pensavo che avrei avuto da fare con la signora della barca. Vese niente, frate, vese niente. Allora, il motivo perché non sistemo qua, così te lo dico. Perché non sono sicuro se lascerò, diciamo, questa, ok? Quindi neanche mi metto a sistemare, a incollarla, vedi, non so cosa voglio fare qua, cosa andrà messo, vedi, non ho idea. Quindi la lascio così. Ah, poi ho scoperto che Dragon Ball perde gasolio, frate, non so perché. Quindi devo risolvere questa cosa perché mi sta consumando una cifra. Ci ho messo 15 euro l'altro giorno. Sto già, diciamo, a secco perché perde, ma de brutto. Ogni 3 secondi una goccia. È una bella goccia. Però vedi, non mi lamento di queste cose perché significa che la vita mi dà da fare. Altrimenti, ma che, cioè, ti annoi, no? Invece questi problemini, queste cose mi tengono la mente occupata, vedi? Adesso devo pensare come risolvere questo problema, frate. E non è sbagliata sta cosa, vedi? Se qua funzionasse tutto perfettamente, tutto, sai che non c'è niente di ma che farei con il tempo? Ok, il sole un giorno, due, tre, ma non è che poi veramente tutti i giorni prendo. Cioè, capisci, ci vuole un po', sai, quella. Allora, mi sposto, vado un attimino a Santa Ponza. E vicino a un parchetto a vedere da dove perde gasolio, giusto per capire un attimino, e poi dopo non lo so, il resto lo scopriremo together. Brutta. Altro pacchetto, frate. Cioè, sono passato così per vedere, insomma, se c'era qualcosa. Il ragazzo mi ha detto di sì, che figo. Tase. Altro pacchetto, tese, guarda come trema questo brutto, guarda. Troppo vento.
questa diciamo è la zona industriale, ok, qua di Calvià, è vicino ai secchioni, ma anche dentro, fratello, ti dico la verità, trovi un sacco di robe, ok? Sento che mi sta abbandonando, ok? Sai quel però il benzinaio sta qua, a 300 metri, dai che ce la faccio, dai. Dove abbandonare Dragon Ball? Perché ha consumato di più, no? Ho messo 15 euro quando era sabato e ho fatto sì e no 100 km. Dov'è? Eccolo, 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 eccolo. Oh. No, 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 qua, no, qua, no. Vedo qua 1,16. Quindi 1,16 sono tipo, non so, 13 litri, no? Ci sta, dai, 10 euro, 8 litri e 64. Che culo ce l'ho fatta. Capito, frate? Dentro i secchioni è pieno di roba scaduta o comunque roba che puoi vendere per 2 euro, 3 euro. Non mi vergogno, frate, ok? Non ho mai pensato in vita mia di fare una cosa del genere, però perché no? Se passa a 10 euro così al mercatino per giocare, why not? Why not, frate? Fa comodo. Che vento freddo, minchia. Sai, frate, là non arriva. Guardando verde. Penso che sia gasolio. Ok. Le due, frate. Non so perché, ma quella perdita non mi piace proprio. Stavo proprio sotto al motore, quindi solo da andare sotto. Capito come? Provato a stringere tipo qualche bulloncino, ma niente è loose, diciamo, non è che sono lenti, ok, gli cosi. C'ha capito come tocca fa? Momento un pochino stressante, eh? Devo l'ammetto, ok? Fra il vento freddo, ok? La perdita qua che sta in un punto veramente non so cos'è. C'ho un brutto feeling, lo sai? Lei che si lamenta che deve uscire. Un momentasse, diciamo, ok? Però adesso mi faccio un'altra bella caprese, ok? Un'altra bella caprese col fior di latte. Magari una mezza pennica, sono le 3:15. E poi vado, sì, vado da... vado a farla vedere dal meccanico, perlomeno ho scaricato, no? Da internet la scheda tecnica del Saviem e vedo... Da qua perde. Chissà, gli iniettori quelli, no? Sì, gli iniettori. Che bella vista. Vabbè, dai, mi rilasso un po', ok? Mi fermo un attimo, anche mentalmente, smetto, perché non si risolvono le cose così, ok? A Zornamonte, frate, molto gentile questo meccanico tedesco. Però mi ha detto che glielo devo lasciare lunedì, così lui vede cos'è che ha. Glielo ho spiegato per un po' e mi ha detto che non sono bulloni a pressione. Dice, puoi provare da solo a togliere uno e rimettere la guarnizione e via, perché è un po' staccio, ok? Sta sotto sotto, lo devono alzare sul ponte. Ponte ce l'ha occupato fino non si sa, dice che sta settimana non è possibile alzare il camper, ok?
E proverò a fare sto lavoro da solo. Per adesso mi perderà un po' di gasolio, consumerò un po' di più. E mi ha detto non c'è pericolo di incendio perché diesel. Dice se era benzina, da mo che stavi nell'aldilà. Al cimitero è nato straniere. Vabbè, quindi ritorno della Parmanova perché devo prendere un pacco lì da Salvatore, un cartone devo prendere per il mercatino e niente, vabbè, non posso allontanarmi, cioè, perché sennò consumo troppo diesel. Non si voleva, ma che volete da me? Qu'est-ce que vous voulez de moi? From moi, oh, fammi andare, che sto in doppia fila. È veramente veramente forte questo, me l'ha chiesto subito, dice ma fa difficoltà la mattina quando l'accendi? Hai visto il meccanico? Ora io non posso lasciarglielo lunedì perché non ce l'ho i soldi per il meccanico, quindi la devo risolvere da solo questa cosa qua, ok? Guarda, c'è un thingy thingy che cerca di salire. Quindi niente, il piano è adesso Mercadona che devo comprare giusto due cosettine al volo. Mi fermo un attimo là finché si libera il parcheggio a Parmanoia. Però infatti c'ha meno power, meno forze, Dragon Ball, frate. Ormai sto posto è mio. Vedi? A gratis. Stesso posto. Quindi zone sole, bruttininos, pennica perché io devo chiudere gli occhi almeno 20 minuti, ok? Poi dopo apriamo questo pacchetto. Che ci sarà dentro questo pacchetto? Lo scopriremo più tardi, frate. Più tardi lo scopriremo. Per adesso pennichine, spostine. Tosis, tosis. Sono solo le 5 e media, Tose, non puoi avere fame. Allora, che succede, Tose, se pensa che qua c'è il manzarine. O forse ha sentito l'odore e sa che qua c'è da mangiare in questo box. Tase, guarda, vado. 5 minutos da Mercadona al volo. Ok, vado da Mercadona al volo. E poi torno, apriamo il pacchetto e ti do da manzarine. O vediamo che sei là dentro. Tase, tase! Sento gasolio dappertutto. Depertadas. Comunque ho parlato con l'amico mio adesso tramite WhatsApp. Bella frate con l'amico mio meccanico in Italia e mi ha detto che lo posso smontare tranquillamente. Anche perché come spiegavo, adesso come adesso non ho soldi diciamo da dare ai meccanici, che okay? Giustamente il meccanico vuole il dinerite, frate, giustamente. Ma anche l'altro tedesco comunque mi ha detto come fare. Grande, bravo Brulè, ha capito che c'è la lira. Ma sto a imparare il motore così, frate. È una cosa che volevo fare da sempre, cioè conoscere il motore. Però prima lavoravo, facevo il barman e non avevo tempo per imparare il motore. Qualora mi si rompeva, che ne so, il motorino o la macchina, le portavo dal meccanico, ok? Perché io il lunedì non potevo stare appresso alla macchina, dovevo riposare. In questo caso ho tutto il tempo del mondo per imparare e se possibile sistemare le cose, ok? Poi certo, finché si tratta di cose del genere, sì. Roba poi di meccanica meccanica dove ci vogliono i macchinari, dove ci vuole l'esperienza, lì sarò costretto. Ma sono sicuro che se succede, però sono sicuro che se succede questa cosa che c'ha un guasto, vuol dire che in quel momento avrò anche i soldi per. Quindi la vita in un certo senso, vedi, mi sta dando guai, però che posso risolvere da solo, ok? Non mi dà mai una cosa che non posso risolvere, non mi dà mai, che ne so, una cosa di tot e penso, forse mi sbaglio. Non so mai se dico una cosa. Non so mai se dico una cosa che è vera. Vedi, I cannot make a statement. Non posso fare una dichiarazione perché dico una cosa, ma in realtà non. Fermini, Mo ritorne. Di 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 di.
Vabbè, dai, apriamo il pacchetto, dai. Grazie, frate. Madonna, quanta roba mi hai mandato. Ecco, pose pose, perché tu stavi vicino al pacchetto. Tu sapevi che c'era il manzarine là, tase tase. Grazie, frate, che grande. Ammazza, sono pieno di lenticchie, lo sai. Allora, sta pasta, giuro, frate, giuro, non la regalo a nessuno, ok? Non ce l'ho più, non ce l'ho più. C'è solo questa. Farò l'egoista, ok? Guarda quante caramelle. Sei un grande, frate! Gianluca, grazie, frate! Ho letto Zar, nome tuo, frate! Esposito Gianluca! I brividi, veramente, frate! Cioè, non ma... Guarda, quanta lavazza, quanto caffè, madonna! Non so, sarà che come vedo... È troppo! Altra pasta, madonna, 2 chili di pasta mi hanno dato! Più di quello che mi aspetto ogni volta, vedi? Non so, mi emoziono perché dico, cioè, mi emoziona il fatto che uno mi pensa, no? Che non me l'aspetto, vedi, non mi aspetto che uno mi pensa. Cioè, non c'è nella mia mente questa cosa, no? Non c'è l'aspettativa qua che, siccome fa il vlog, allora la gente ti deve pensare, capito? Di chi è la carta? È tua la carta, Singhi Singhi? Che emozione, frate, grazie, grazie per avermi regalato. Preciso, preciso proprio, anche i cagnetti. Io tipo bandito. Con la bocca aperta. È bellissimo, Lodovica. Molto, molto bello. Fatto, 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 fatto benissimo. E il camper è molto meglio senza il portapacchi. C'è. Poco poco, no, non c'è. Meglio senza portapacchi, bravo, hai fatto bene. Allora, bella frate, Ludovica. Spera che ti piaccia il disegno. Ludovica Esposito. Ciao amica! Questo è vino, no? Ho sentito. Dico 700.000 volte grazie perché non so se è mai abbastanza, ok? Quindi aggiungo perché dico forse l'ho detto poche volte. Ho tagliato l'etichetta, no? A frate, imballaggio perfetto, ok? Veramente, veramente un imballaggio proprio impeccabile, frate. Non si è rotto niente. Un Barolo mi hai regalato. A frate, ma grazie. Minchia, io, vedi, non me l'aspetto queste cose. Vedi, no, non è che penso che non me lo merito, che non mi aspetto, diciamo, questo. Vedi, quando è così tanto, tipo un Barolo, mi prende. Ti ho detto, frate, non mi aspetto che uno mi pensa, ok? Cioè, non ce l'ho questa cosa, forse perché non sto di là, ok? Non lo so, non lo so com'è. Cioè, non mi aspetto neanche le visualizzazioni, non mi aspetto. Vedi, non mi aspetto niente, frate. È troppo bella sta cosa perché è una gran surprise, vedi? Ogni volta che ricevo un qualcosa del genere è una gran surprise. Dico wow, che pensiero comunque, cioè, non so come dirlo, non so come. Capito, no? Uff. Secondo me, ripeto, non so mai se è abbastanza. Grazie, frate, grazie veramente, frate. Grazie. Un'altra giornata terminée, un altro dia s'acabò, ok? Voi non salutine mai per la bella frate.